Grazie. La posizione del Movimento 5 Stelle sul tema multe e viabilità è nota sin da quando, ormai quasi 3 anni fa, abbiamo presentato e fu approvata dal Consiglio Comunale una mozione da 25 al 2012 che chiedeva di intensificare l'attività di repressione di una serie di violazioni che danneggiano la circolazione e le altre persone che usano la strada, oltre alla persona che le commette. E tra queste c'era, oltre all'abuso delle corsie preferenziali, al blocco dei viali centrali per svoltare a sinistra dove è vietato, eccetera, c'era anche la doppia fila. E quindi noi troviamo che nulla possa giustificare comunque la sosta in doppia fila. Capiamo che è anche legittimo che qualcuno possa volerlo fare magari in un punto dove non disturba, però in ogni modo è intorto, quindi se viene multato deve prendersi la multa e stare zitto. E a maggior ragione questo non è accettabile invece in situazioni come quella di Via Chiesa della Salute, dove la sosta in doppia fila, per di più in mezzo alla corsia preferenziale dell'autobus, blocca la circolazione degli autobus, crea problemi di passaggio a tutti, e quindi per la comodità della persona che vuole andare nel negozio mettendosi lì davanti si danneggiano decine, centinaia di persone che devono passare di lì. E questo quindi non è accettabile, così come appunto non è accettabile che comunque nel momento in cui un vigile fa una multa comunque corretta, perché la violazione c'è, venga aggredito, quindi da questo punto di vista i vigili hanno fatto bene a fare queste multe e non è accettabile che vengano aggrediti. Sicuramente c'è, e questo lo voglio dire, la necessità di capire esattamente come sono andate le cose, quindi vedremo poi come andrà avanti l'indagine della magistratura. Questo perché, a onor del vero, ci sono comunque sia sui giornali che anche direttamente, per averci parlato direttamente, molti testimoni oculari che dicono che in realtà sono stati i vigili primi a alzare le mani e così via, cosa che mi sembra difficile da credere, però comunque è necessario accettare, perché il fatto che ci sia una solidarietà indubbia generica al corpo dei vigili e l'invito a reprimere le violazioni della strada che danneggiano gli altri non può voler dire che in un caso specifico non ci sia stato qualcuno che magari ha sbagliato, però questo lo deve accertare sicuramente la magistratura, e non può essere un giudizio anticipato da parte di chi come noi non era nemmeno lì, ha visto magari un video che peraltro contiene la parte finale, quindi non sappiamo, non abbiamo idea di cosa sia successo prima che venisse ripreso quel video, e quindi mi sembra impossibile trarre una conclusione riguardo al comportamento dei vigili semplicemente dalle informazioni che abbiamo ottenuto. Sicuramente però, ecco, quello che vorrei aggiungere a questa discussione è che c'è una situazione preoccupante, cioè il fatto che chiaramente a una persona logica con rispetto alla legalità non sia accettabile la giustificazione di ci sono tante persone che non vengono multate per la propria fila perché proprio a me allora non è giusto farmi la multa. Però invece nella cittadinanza c'è una percezione di questo genere, allora forse dovremmo capire come combattere questa percezione, perché il rischio che adesso in quel quartiere, ma anche in tante altre parti della città, ci siano sempre persone che si sentono vessate dai vigili la volta che appare un vigile a fare le multe. Per questo noi proprio nella mozione di 3 anni fa avevamo proposto di intensificare questa attività e, se necessario, anzi se possibile, utilizzare anche le telecamere o mezzi automatici, perché quello che crea questo problema è proprio il fatto che, per l'ovvio limite delle possibilità umane, le multe fatte in realtà siano molte meno di quelle che sarebbero da fare, ma molte meno nel senso di forse una su 100, forse una su 1000, cioè probabilmente ogni 1000 violazioni di doppia fila, anche escludendo quelle nelle vie laterali e considerando solo quelle come nelle vie citate che sono veramente di problematiche per il traffico, probabilmente su 1000 infrazioni riusciamo a multarne una, perché le foto sono quelle che sono. E allora è chiaro che quell'uno dice, ma come, gli altri 999 no, perché io sì. Allora forse paradossalmente è proprio per questo che servirebbero più multe, però quelle giuste, cioè non la multa per chi va a 53 all'ora su Corso Francia, come succede in alcuni comuni della cintura, che qui sono chiaramente multe fatte solo per fare cassa e non per la sicurezza stradale, perché francamente credo che a 53 all'ora in Corso Francia non si sia un pericolo, a 70 o a 90 magari sì, ma a 53 non si sia un pericolo per la collettività. Però invece servono più multe proprio nei comportamenti che sono o pericolosi o che danneggiano seriamente la circolazione degli altri, a partire da quella dei mezzi pubblici. E tra l'altro io sono rimasto un po' allibito nel sentire il capogruppo Marrone fare tutto questo discorso, da cui sembrava che il problema fosse che lì passano i mezzi pubblici, e non ci fossero i mezzi pubblici si potrebbe parcheggiare e saremmo tutti più contenti. Cioè, io al contrario vorrei una città con più mezzi pubblici e meno auto private, non per vessare la gente, far chiudere i negozi eccetera, ma perché dobbiamo arrivare ad avere un livello di servizio pubblico tale che sia possibile girare per la città senza aver bisogno dei mezzi pubblici. Per cui piuttosto bisognerà, ecco, investire sui mezzi pubblici. Questo sicuramente è un altro capitolo in cui l'attuale giunta comunale e anche regionale non sta facendo bene, però è indubbio che la direzione sia quella lì, per cui francamente sentir dire che dobbiamo trovare, come ho sentito anche oggi per esempio parlando di Via Roma, dobbiamo fare il parcheggio gratuito il sabato e altre cose del genere, francamente andiamo in controtendenza rispetto a tutto il mondo civile, e quindi non si capisce veramente quale sia la politica. Quindi sostanzialmente io spero che avremo poi magari più avanti, quando si sarà conclusa anche la vicenda giudiziaria, un aggiornamento per capire definitivamente come sono andati i
fatti. Per il resto credo semmai che sia da riflettere su come evitare che le persone torinesi abbiano la sensazione che i vigili puniscono alcune cose o alcune persone, alcune zone, eccetera, e non le altre. In parte sensazione inevitabile, perché l'italiano è un po' vittimista, un po' la pensa sempre così, però in parte anche sensazione fondata, perché poi giustamente chi abita nel quartiere, io ci ho parlato, e ti dice, ma appunto la copertura del passante è per aria da anni, ma adesso ci aprono anche Corso Grosseto, ma ci sono i roghi, grazie, noi tiriamo aria fumata, eccetera. Quindi probabilmente riuscissimo a intervenire di più e non di meno, ci sarebbero meno problemi anche con la cittadinanza. Grazie.